sposa, Signore, fino alla fine di questo giorno. Padre amato, io ti chiedo, Signore, in questa sera, Signore, che tu ci possa aiutare, Signore, ad aprire il nostro udito affinché possiamo ricevere la tua parola, ascoltare questa voce bellissima, Signore, suave, Signore, che parla alla nostra vita, alla nostra anima, Signore. Grazie per come tu, Signore, ci hai donato un nuovo giorno. Grazie per come questo giorno sta andando verso la fine, Signore, in vittoria. Amen. E in benedizioni, Signore. Aiutami, Signore Santo, a parlare la tua parola, Signore. Guida tu questo studio affinché, Signore, sia uno studio di edificazione, di incoraggiamento e di esortazione per le nostre vite, per coloro che ascoltano e che ascolteranno, Signore. Ti chiedo questo nel nome prezioso e glorioso del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Bene, fratelli, Dio vi benedica, benvenuti una volta in più. Parleremo di un tema, non ho un titolo, magari verso la fine qualcuno può aiutarmi con un titolo, ma è un tema molto importante per questi tempi. Amen. È importante menzionare, prima di leggere la parola di Dio, e leggeremo semplicemente, ci baseremo sul libro di Aggeo, capitolo 1. È importante capire che senza dubbio è evidente, e ognuno di noi lo sta constatando, che ci troviamo di fronte a tempi difficili, tempi precari. Amen. Ma la cosa bella e la cosa gioiosa, la cosa che ci deve fare gioire, amen, è che noi siamo parte della Chiesa di Cristo, siamo parte della Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo. Quello che la parola di Dio dice, che è fondata sulla roccia, amen? Una Chiesa che è nata più di 2000 anni fa, una Chiesa che è indistruttibile, che il nemico non può distruggere, che al giorno d'oggi, nonostante le continue tempeste, tormente che sono cadute sopra la sua Chiesa, la Chiesa ancora in piedi, e la Chiesa, dice la parola, che sarà vittoriosa. Amen. E questo ci deve dare animo, ci deve dare incoraggiamento, e ci deve dare veramente quello spunto, quella forza di andare avanti in questi tempi. Amen. È importante comprendere, ovviamente la Scrittura ci parla di tutte le avversità che la Chiesa di Cristo ha ricevuto. È importante comprenderlo, che nessuno fino al giorno d'oggi è riuscito a distruggere la Chiesa di Cristo, e nessuno riuscirà a distruggere la Chiesa di Cristo, perché la Chiesa continua e continuerà a marciare come un esercito. La Chiesa di Cristo è una Chiesa che va offensiva, che va contro il nemico, e questo è importante per noi. A volte, fratelli, la bandiera di Cristo può essere sporcata, a volte nella battaglia, e purtroppo nella battaglia, quando c'è spargimento di sangue in una battaglia fisica, ci si sporca, anche le bandiere, quelli baluardi vengono macchiati. Così è anche spiritualmente la bandiera di Cristo, ma è importante che la Chiesa deve continuare avanti. Noi siamo coloro che devono portare avanti la Chiesa di Cristo. Tutto ciò che è importante capire è che noi non viviamo in base alle circostanze, non dobbiamo vivere in base alle circostanze, ma vivere basandoci sulla fede, sull'unica visione che il Signore ha della sua Chiesa. E noi, come sua Chiesa, dobbiamo vivere in quella visione, andando avanti, passando attraverso diversi cambiamenti. La Chiesa di Cristo in 2000 anni e più ha subito diversi cambiamenti, cambiamenti culturali, cambiamenti di modo di lavorare, ma quello che non è cambiata è la dottrina. Quelli che non sono cambiati sono i principi, quelli non devono mai cambiare. Possono cambiare i tempi, possono cambiare le culture, possono cambiare le stagioni spirituali. Ci possono essere stagioni ricche, stagioni poveri, stagioni con acqua in abbondanza, stagioni di siccità. Ma la Chiesa non si deve fermare, scusate, a causa delle circostanze. La Chiesa ha un compito, e il suo compito è andare avanti e portare il messaggio di Dio, indipendentemente da come è la tua vita in questo momento. Che se è una vita benedetta, vittoriosa, gloria a Dio. Se è una vita di siccità, con tante difficoltà e sofferenze, avanti. Dobbiamo portare avanti la Chiesa. Nessuno
come parte della Chiesa si deve fermare, soprattutto nei tempi difficili, come abbiamo già detto in questo caso, in tempi come si vede in questa foto di siccità, è lì dove dobbiamo lavorare, perché in un terreno come voi state vedendo, arido e secco, che la terra si rompe, nessuno vuole passare. Ma noi siamo quelle persone coraggiose, valorose, amen, che vogliamo passare dove nessuno passa, perché abbiamo la fiducia, la speranza e crediamo nel nostro Signore Gesù Cristo che una terra di questo tipo porterà frutto, perché noi siamo portatori d'acqua quando c'è siccità, noi siamo portatori di ricchezza quando c'è povertà. Quando il mondo è povero, noi siamo ricchi in Cristo e noi portiamo questa ricchezza di Cristo dove c'è la povertà. Amen. Quindi è importante comprendere che siamo ovviamente in tempi difficili e le pressioni della cultura, le pressioni sociali, le pressioni della politica, eccetera, eccetera, stanno aggravando sopra la Chiesa, ma la Chiesa deve andare avanti. Amen. La Chiesa è una Chiesa che prospererà, amen, se guidata dal Signore e se sotto la volontà di Dio. E questa sera vorrei parlare di un qualcosa, di uno dei problemi che la Chiesa di Cristo e anche nella Chiesa nella Chiesa e anche il popolo, scusate, di Dio nell'Antico Testamento riscontrava come problemi. Amen. Nel libro di Ageo leggeremo tutto il capitolo e parleremo un pochettino di ciò che il Signore ha messo nel cuore per tutti quanti noi questa sera, e prego anche per chi ascolterà un futuro, ma è importante comprendere questa scrittura. Amen. Prima di tutto una premessa, che dopo l'uscita dall'Egitto Dio continuamente mandava profeti al suo popolo, continuamente Dio parlava per mezzo dei suoi profeti dicendoli, amen, che si dovevano ravvedere, dicendoli che si dovevano avvicinare di più a Dio e allontanarsi dal peccato. Amen. E non solo diceva questo, ma avvisava il popolo che se non avessero obbedito avrebbero ricevuto una dura disciplina. La disciplina è importante per correggere dove o chi non è disciplinato, chi non rispetta ciò che il Signore dice. Amen. La disciplina è anche un qualcosa che arriva nella nostra vita affinché noi possiamo ricevere benedizioni. Una persona che non è disciplinata e una persona indisciplinata non può ricevere le benedizioni che il Signore ha preparato per la persona o per la Chiesa, perché la disciplina può essere per un'intera Chiesa. Se voi leggete il capitolo numero 1 e il capitolo numero 2 di Apocalisse, parla alla Chiesa di una, se possiamo dire, un'esortazione a una disciplina di cosa non andava bene, stava menzionando cosa non andava bene. La disciplina è anche necessaria per migliorare, rinforzare la comunione con Dio e per avere un cammino santo. Il libro di Ageo parla, è un invito, amen, da parte del profeta Ageo. E ascoltando la voce di Dio è un invito alla ricostruzione del Tempio. Il verso 1 comincia dicendo: nel secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo. La parola sempre viene rivolta alla Chiesa per mezzo di una persona per la quale si usa, può essere il pastore, può essere il ministro, può essere un profeta, sempre la parola viene portata per mezzo di qualcuno al popolo. Dice: fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Gesusat, sommo sacerdote, dicendo. Attenzione a questo, e parleremo dopo la fine della lettura. Questo è il primo punto importante. Così dice l'Eterno degli eserciti: questo popolo dice, il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la risposta dell'Eterno fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo dicendo:
E forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case rivestite di pannelli di legno, mentre questo tempio giace in rovina? Perciò ora, dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Così dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. Per la seconda volta ripete questa frase. Ora comincia a dare un'istruzione di cosa fare, dal verso 8 in avanti. Dice, salite sui monti, portate legname e costruite il tempio perché possa compiere ed essere così glorioso, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma ecco, c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul muro, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Allora Zorobabel, figlio di Shealtiel, e Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alle parole del profeta Ageo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato, e il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. E Ageo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno dicendo, io sono con voi, dice l'Eterno. Così l'Eterno destò lo spirito di Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Jehozadak, il sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Allora essi vennero e iniziarono il lavoro per la casa dell'Eterno degli eserciti, il loro Dio. E nel 24° giorno del sesto mese, il secondo anno del re Dario. Amen. Sicuramente ognuno di noi conosce questo passo, più volte è stato parlato di questo passo, ma vorrei menzionare alcuni punti importanti che hanno toccato il mio cuore per la Chiesa di Milano e per ovviamente anche coloro che ascolteranno. Amen. Prima di tutto è importante capire, ovviamente è certo e siamo a conoscenza di questo, che l'uomo sempre prende le sue decisioni, e abbiamo detto la domenica che le tue decisioni possono influire il tuo camminare. Amen. Ovviamente abbiamo due tipi di decisioni: fare tutto secondo noi o fare tutto secondo la volontà di Dio, o seguire i nostri piani o seguire i piani di Dio, o seguire il cammino verso la vita eterna o seguire il cammino verso la morte eterna. Ma questa decisione è una decisione giornaliera che spetta ad ognuno di noi, e ognuno di noi deve prendere una decisione, e ognuno di noi prende una decisione, perché ogni mattina tu prendi una decisione. Amen. E l'uomo prende sempre le sue decisioni. Amen. Quindi, qual è l'esortazione che stava dando e che sempre dava il Signore per mezzo di profeti al popolo? Era di meditare bene nel loro cuore, di come era il loro cuore. Perché sempre l'uomo tende a prendere decisioni in base al suo cuore. In questo capitolo, il Signore per mezzo del profeta stava esortando a edificare la casa di Dio. Era un tempo per edificare la casa di Dio. E attenzione che la parola dice che era necessario, la necessità era riedificare il Tempio di Dio. Amen. Sappiamo che nell'Antico Testamento il Tempio, come un edificio strutturale vero e proprio, era veramente dove si manifestava la presenza di Dio. Nel Nuovo Testamento,
Il tempio è il nostro corpo, è la nostra vita, e veramente sono il tempio dello Spirito Santo. Amen. Un tempio che molte volte nel nostro camminare ha la necessità, ascoltate bene questa parola, di essere riedificato. Amen. Non è la stessa cosa edificare o riedificare. Edificare quando per la prima volta si costruisce un qualcosa, riedificare è quando quell'edificio è stato per esempio distrutto e lo si deve rimettere a nuovo, ricostruire se è stato distrutto completamente, ma non è la prima volta che si costruisce, è una seconda, una terza, una quarta volta. Quindi si sta riedificando, il Signore stava esortando a riedificare il Tempio di Dio, non edificare, a riedificare il Tempio di Dio. E tante volte si porta parole nella nostra vita perché è necessaria una riedificazione del Tempio che è il nostro corpo, che è la nostra vita, perché a causa di errori, a causa di situazioni di peccato, il Tempio può giacere in rovina, il Tempio può rovinato e ha bisogno di essere riedificato. Amen. Quindi è molto importante capire che edificare e riedificare non è la stessa cosa. Il Signore sta esortando a riedificare il suo tempio. Amen. Riedificare il tempio perché sempre i nemici tenderanno fino alla fine a distruggere questo tempio, di rovinarlo, di danneggiarlo. Amen. E cercano sempre di recare un danno al Tempio del Signore, di recare un danno alla tua vita come Tempio dello Spirito Santo. Amen. E quindi cosa succede? Che noi possiamo trovare una fase di edificazione, ma quando il nemico incomincia a colpire, cosa può succedere? Che sicuramente, se non siamo forti spiritualmente, non siamo in grado di resistere agli attacchi e quindi ci perdiamo d'animo e incominciamo a spostare le priorità del lavoro dal nostro tempio alle nostre case fisiche che rappresentano tutte le nostre necessità. Amen. È importante capire cosa il Signore stava dicendo per mezzo del profeta Agrippa. In questo momento molto particolare del popolo di Dio, dove non stava dando retta al tempio di Dio, interviene, amen, Ageo, il profeta Ageo, e dice: questo popolo, amen, e parla in questo modo, questo è quello che ha toccato il mio cuore. Verso 2, quando il Signore parla, dice: così dice l'Eterno degli eserciti, questo popolo. Abbiamo un modo di parlare diverso del Signore. Il Signore non chiama più il mio popolo, ma il Signore sta menzionando: così dice l'Eterno degli eserciti, questo popolo. Già vediamo un qualcosa molto importante e curioso di cosa sta succedendo da Dio verso il suo popolo. Il Signore cambia il modo di trattare il popolo, non lo chiama più il mio popolo, ma lo chiama questo popolo, quasi come se fosse un popolo estraneo. Amen. Perché era nella disobbedienza. Amen. Ed è per questo che il Signore le fa questa domanda. Dice: il tempo non è ancora giunto, il tempo non è, in cui la casa dell'Eterno deve essere ancora costruita. Questa era la frase che diceva il popolo. Amen. Ora arriva la domanda: è forse questo il tempo per voi di abitare nelle vostre case rivestite di pannelli di legno, mentre questo tempio giace in rovina? Già vediamo l'attitudine del Signore di cambiare il modo di trattare con il popolo, con il suo popolo.
il perché, menziona qual era il problema. Amen. Sta dicendo che stavano curando, amen, molto bene le loro case, e in quel tempo è curioso che di come erano costruite le case, amen. Erano case anche di roccia grande, di pietra grande, e menziona che le stavano rivestendo con legna all'interno, quindi è come dire le stavano imbellendo all'interno. E forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case rivestite di pannelli di legno. Quindi sta facendo vedere che anziché curare il tempio, stanno dando cura ad abbellire le case. Rivestire, dice la parola, vuol dire che se erano case di pietra, all'interno le stavano rivestendo con legno, all'esterno le stavano rivestendo con pannelli di legno, scusate. Cosa significa spiritualmente questo rivestire? Molte volte noi stessi, amen, come fratelli, come figli di Dio, come chiesa, molte volte vogliamo rivestire la roccia che rappresenta a Cristo. Vogliamo rivestirlo e non lasciamo che Lui si veda. Noi stessi molte volte copriamo a Cristo affinché Cristo non si veda. Amen. Come? Con cose che non vanno bene, con cose malvagie, con cose seguendo questo mondo, anziché facendo la volontà di Dio, il piano di Dio, facendo la volontà di questo mondo. È come se noi spiritualmente stiamo rivestendo, coprendo a Cristo, amen, che spiritualmente è anche menzionato e chiamato come la roccia. Molte volte questo rivestire, amen, rappresenta le nostre riunioni, le nostre attività, che però non hanno uno scopo per il Signore, che non hanno uno scopo dove il centro è il Signore, ma veramente queste riunioni sono tutte riunioni dove il centro sono le nostre necessità, sono i nostri interessi, affinché vedano a noi e non vedano al Signore, affinché vedano il nostro lavoro e non il lavoro che sta facendo il Signore. Facciamo riunioni, mettiamo di mezzo il Signore, ma realmente ciò che stiamo esaltando è il nostro lavorare, il nostro lavoro, le nostre necessità, le nostre cose. Amen. È come se stiamo coprendo il Signore con pannelli di legno, come diceva in questo. Ed è per questo che il Signore dice: meditate bene sopra i vostri cammini. Pensando a questa attitudine, il Signore mi portò in un passo nel Nuovo Testamento dove possiamo vedere che anche nella Chiesa di Cristo c'erano questi problemi, anche ai tempi di Gesù c'erano questi problemi. In Matteo capitolo 21, il verso 12 e il verso 13, perché è una Bibbia con i titoli, parla di un titolo che dice purificazione del tempo. Amen. Cosa dice il verso Matteo 21 capitolo 12? Poi Gesù entrò nel tempio di Dio, ne scacciò tutti coloro che nel tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiavaluti e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Allo stesso modo come nel tempo, come stavamo leggendo in Aggeo, la gente era più propensa, inclinata ai propri affari, e nella stessa chiesa stavano facendo i propri affari, come abbiamo detto poc'anzi, nella riunione e in tutto quello che dovrebbe essere, dove il Signore dovrebbe essere il centro, noi diventiamo il centro dei nostri affari. Quindi spiritualmente è come dire: state rivestendo di pannelli di legno mentre il tempio va in rovina. Cosa vuol dire? Che anziché dedicarci alla parola di Dio, anziché dedicarci alle cose spirituali, ci stiamo dedicando alle cose di questo mondo che rovinano il tempio di Dio. In questo tempo stavano rovinando un tempio fisico, ma il tempo di oggi, come anche possiamo leggere in tanti passi della Bibbia, sono la rovina del tempio dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Quindi il Signore dice: meditate bene sopra i vostri cammini, considerate bene le vostre
vie, non menziona una via, parla più di una via, perché le vie che portano al peccato, le vie della perdizione sono infinite, ma la via del Signore è una. Io sono la via, la verità e la vita, un solo cammino, una sola verità. Amen. Quindi è importante che già possiamo comprendere che il peccato ha diverse vie. Amen. Questo è molto importante. Ora il Signore nel verso 6 parla di un qualcosa di importante. Quindi abbiamo visto come la stessa situazione si presenta anche nel Nuovo Testamento e come Gesù interviene in questo. Ovviamente Gesù è Dio manifestato in carne, come si comporta in queste, come odia, come rigetta questo tipo di persone che veramente danno più cura alla propria casa che al Tempio di Dio. Nel verso 6 incomincia con una spiegazione molto interessante e penso che questa parola può toccare molto ad ognuno di noi e può e dovrebbe portare a meditare su tante cose intorno alla nostra vita. Dice: avete seminato molto, ma non avete, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Questo mi venne in mente ascoltando un pochettino a diverse persone durante il giorno, durante i giorni, a persone che continuamente si lamentano che non hanno abbastanza, persone che si affannano e nonostante fanno quello che gli piace, lavorano, si continuano a lamentare. Perché? Perché dice: seminano ma non stanno raccogliendo nulla, mangiano ma continuano ad avere ancora più fame, amen? Bevono ma hanno ancora sete, si vestono ma continuano ad avere freddo, guadagnano ma è come se non guadagnano niente. Quindi cosa significa spiritualmente? Questo è il piano diabolico di Satana: portare una persona a volere sempre di più, una persona che lavora tanto ma non sta raccogliendo niente dei frutti, lavora, lavora, lavora e non raccoglie niente. Mangia e continua a desiderare ancora di mangiare perché non si sazia mai. Continua a bere perché sta attingendo all'acqua di una fonte sbagliata. Continua a aver freddo. E continua a voler desiderare soldi, soldi, soldi. Come abbiamo detto la domenica, questo è il male di questo tempo, che la gente non è abbastanza gioiosa di quello che ha, vuole sempre di più, e il nemico, il Satana, ti dà di più, ma ti fa credere che puoi ottenere di più, che devi avere di più, fino a renderti schiavo, a curarti della tua casa e coprire Cristo affinché Cristo non possa risplendere. Più hai e più vuoi, questo non viene da Dio, ma il Signore le stava dicendo al suo popolo: esaminate bene cosa sta accadendo nella vostra vita, vi rendete conto che tutto quello che state facendo non sta portando frutto, perché continuate ad essere nello stato dove eravate prima, anzi forse in uno stato peggiore. Immaginate una persona che si affanna, si affanna, si affanna e non raggiunge mai l'obiettivo, si perde d'animo, ma può andare fuori di testa. Io ho conosciuto persone nella mia vita dove volevano arrivare a un successo che non era la loro portata, hanno provato, 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 forse ancora al giorno d'oggi sono andati letteralmente fuori di testa, che non sanno più chi sono fra un pochettino. Tante volte l'esagerare, portare all'estremo le cose, vanno a danneggiare la tua mente, il tuo cervello, il tuo fisico, ne va a risentire col tempo. Come abbiamo detto domenica, perché guadagnare tutto il mondo se perdiamo la nostra anima? Perché tenere cura di una casa che verrà distrutta? Questo corpo sarà distrutto, le nostre case saranno distrutte,
ma veramente chi persevera, chi ha cura del tempio di Dio, amen, veramente può entrare a regnare, può entrare a far parte della Gerusalemme, della nuova Gerusalemme. È importante aver cura del tempio di Dio, perché parte della nostra salvezza. Quindi il Signore le sta facendo un esempio, le sta dicendo: vi rendete conto che tutto quello che avete fatto non vi ha portato nessun giovamento, ma state soffrendo. Ora il Signore dice, così dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. E le dà una bella istruzione, comincia a parlare, le dice: salite al monte. Un modo per iniziare a riedificare il tempio è salire al monte. Salire al monte e incominciare a fare la volontà di Dio. Se non saliamo a cercare la presenza di Dio, amen, e a cercare la sua volontà, non possiamo scendere a riedificare il nostro tempio, affinché Dio si glorifichi nella nostra vita. Dobbiamo cominciare a salire. Quello che vuole e che sta facendo il mondo è retrocedere, scendere. E ogni volta che spiritualmente noi scendiamo, sempre avremo un problema. E la parola di Dio ha tanti esempi di che menziona lo scendere spirituale, dove si sono avuti problemi. Quindi per iniziare a ricostruire, riedificare, è importante incominciare a salire al monte. Allo stesso modo possiamo ricordare per mezzo della scrittura che Mosè salì al monte e scese con le leggi di Dio, affinché il popolo potesse essere guidato attraverso la volontà di Dio. Quindi già vediamo un altro esempio dove Mosè dovette prima salire, ricevere e tornare giù portando la volontà di Dio. Ogni volta che vuoi cominciare a riedificare, o se vuoi ricominciare a edificare, è importante comprendere che devi salire. Lo stesso nostro Signore Gesù Cristo è salito al monte per essere crocifisso e per darci vita eterna. Amen. Che importante punto spirituale che il Signore menziona nella nostra vita. Per riedificare dobbiamo cominciare a salire. Vuol dire, cosa vuol dire? Intraprendere un cammino completamente contrario da quello che è il cammino di questo mondo, che è verso il basso. Che interessante che la vita eterna spiritualmente si menziona con un cammino verso l'alto, verso il cielo, e il cammino della la morte si viene rappresentato con un cammino verso il basso, verso l'inferno. Amen. Quindi è importante, amen, alleluia, poter procurare tutto quello che serve per cominciare a salire. Dopo questa istruzione, perché queste sono le istruzioni che il Signore stava dando, il Signore ha agito affinché il popolo di Dio potesse riconoscere chi era Dio, affinché potesse riconoscere che solo in Dio si può veramente prosperare, solo in Dio si può vivere bene. Amen. Dice nel verso 9 e 10 andando avanti, dice: vi aspettate molto, ma ecco c'è stato poco. Quando voi l'avete portato a casa, io non l'ho portato via, perché, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo del mio tempio che giace via, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Ora arriva la correzione del Signore. Dice: perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto, ed io ho chiamato la siccità. Fratelli, quando si è in un periodo di siccità è un buon tempo per dire: Signore, mostrami il tuo piano, cosa sta succedendo, qual è la tua volontà, cosa mi vuoi insegnare. Quando siamo impegnati
in un lavoro e non vediamo frutto, quando siamo impegnati a fare un qualcosa e non vediamo frutto, quando stiamo facendo un qualcosa e nulla cambia intorno a noi e vediamo tanta siccità e vediamo che le cose sono sempre come erano all'inizio, forse stanno peggiorando, forse è il tempo di fermarsi e chiedersi veramente: sto facendo io, sto prendendo cura io del Tempio del Signore o mi sto prendendo cura della mia casa? E io, dice il Signore, ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sui uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Fratelli, questo è un verso incredibile che ci esorta a meditare com'è la nostra vita, com'è la tua vita oggi. È una vita prospera, è una vita piena di benedizioni, è una vita dove non ti stai lamentando di nulla, perché se non è così, forse il Signore ci sta dicendo: è tempo di curare di più il Tempio di Dio. Tante volte pensiamo che stiamo edificando, ma realmente stiamo distruggendo. Tante volte pensiamo che stiamo in benedizioni, ma non sono benedizioni, perché ci rendiamo conto che siamo sempre senza niente. Amen. Dice allora Zorobabel, figlio di Shealtiel, il figlio di Giosatte, il sommo sacerdote e tutto il resto del popolo diedero ascolto. Il Signore dice alla sua Chiesa: è tempo di ascoltare, è tempo di fare attenzione alla voce dell'Eterno, al nostro Dio e alle parole che Dio sta mandando per mezzo dei suoi servi. È tempo di aver timore. Fratelli, tutto questo intorno a noi finirà, tutto questo che noi vediamo, che noi stiamo toccando, finirà. Perché appassionarci, perché essere attaccati alle cose terrene che finiranno? Le abbiamo per goderne l'utilità, le abbiamo perché ci aiutano ad andare avanti, ma non per farle diventare parte più importante della nostra vita, perché è solo questione di tempo, dice il Signore, che il Tempio cadrà in rovina. E se il Tempio di Dio, come Tempio, noi come Tempio dello Spirito Santo, stiamo cadendo in rovina o non è ben curato, il Signore non può stare in una casa sporca. E penso nessuno di noi voglia stare in una casa sporca. La prima cosa che facciamo quando entriamo in una nuova casa, e vi garantisco, per quanto nuova può essere la casa, sempre la dovrai pulire. E più è nuova la casa, e più ti devi impegnare a pulirla, perché quando ci hanno fatto i lavori non sempre pulirla. Quando una casa è stata chiusa da tanto tempo, bisogna pulirla. Quando il Tempio dello Spirito Santo, che siamo noi, la presenza di Dio per un periodo di tempo non si sta manifestando, dobbiamo fare un grande lavoro di pulizia interno. Quindi incominciare a salire al monte. Amen. Incominciare a prendere la legna. Cosa rappresenta questo? Questo è molto importante. Salire al monte è riprendere la nostra comunione con Dio. Portare legna, come dice, non mi ricordo in quale verso, portare nel verso 8, rappresenta la preghiera. Quindi per salire al monte, per arrivare alla presenza di Dio, la nostra preghiera deve migliorare, la nostra preghiera forse deve cominciare, perché forse il modo che per la quale stavamo pregando non bisogna cambiare il modo di pregare e pregare la volontà del Padre. Quindi vediamo che è arrivata la catastrofe al popolo. Amen. Arrivò la siccità a causa della disubbidienza, e allo stesso modo può accadere con noi, arrivare una siccità dove stiamo facendo miliardi di cose ma non vediamo la via di uscita, tutto uguale, forse peggio. Amen. Quindi dopo cosa succede? Che dopo questa siccità, dopo a causa della disubbidienza, ora arriva, che la parte più importante, arriva la rottura del popolo, arriva il ravvedimento del popolo. Dice: diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alle parole del profeta Geo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato. Il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno,
Fratelli, quando incominciano a accadere cose strane che prima non vedevamo in mezzo a noi, malattie che prima non c'erano, ora si vedono malattie, infermità che non passano, infermità improvvise, uno si deve mettere a pregare e dire: Signore, che sta succedendo? Sono io a casa, il problema è mio, il problema è della mia casa, il problema... Fratelli, questo è importante a livello di chiesa, comprendere e capire ciò che succede. Quando in una chiesa non arrivano anime nuove, quando sono uguale, Signore, cosa sta succedendo? Quasi sempre non si sta prendendo cura del Tempio di Dio. Amen. Quindi individualmente il Tempio di Dio siamo noi. Amen. Quindi dice: e Aggeo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno. E il Signore dice: io sono con voi, non ti scoraggiare, non aver paura, non ti preoccupare di qual è lo stato di questo tempo. Io sono con voi. Semplicemente salite al monte, semplicemente portate il legname, iniziamo a prendere cura del Tempio di Dio. A causa di questo dice: così l'Eterno destò. Già vediamo che l'Eterno stava controllando tutto questo. E l'Eterno può svegliare una persona, lo spirito di una persona, in un secondo, quando quella persona incomincia a cercare la presenza di Dio, a camminare nella presenza di Dio, ad ubbidire al Signore. Come abbiamo detto la domenica, quando il Signore ti mostra la visione, ti riporta nel tuo problema affinché tu pratichi la fede in Cristo Gesù avendo visto la visione. E quante parole vogliamo ancora per vedere la visione di Dio? Dio ci ha mostrato in tanti modi la visione di Dio. Ora, con la fede di aver visto qual è la visione, il Signore ha addestrato il tuo spirito. Il sommo sacerdote e lo spirito di tutto, e menziona un ordine di come ha addestrato lo spirito. Dice: e il resto del popolo. Allora essi vennero e iniziarono il lavoro per la casa dell'Eterno degli eserciti, il loro Dio. Io credo, fratelli, che è molto importante comprendere che siamo in un bel tempo, amen, dove tutto intorno sembra un caos, dove tutto interno sembra non capire nulla. Fratelli, ci sono tante congregazioni che si stanno distruggendo, ci sono tante persone che si stanno perdendo, ma gloria a Dio che la Chiesa di Cristo sarà trionfante e noi siamo parte della Chiesa di Cristo. Alla luce di tutto quello che sta accadendo, alla luce di tutto questo materiale che abbiamo, non solo informatico, non solo tecnologico, ma la quantità di studi, della quantità di parola che il Signore ci sta dando, fratelli, che scuse ancora abbiamo di desiderare qualcosa di più? Abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo solo necessità la fede, di attivare la fede e incominciare a salire. La prima tappa di una salita al monte, per chi ha sperimentato, per esempio, di scalare una montagna, non dico scalare a livello proprio di arrampicata, ma di salire una montagna, una persona che è stata ferma per tanto tempo, a forse i primi 200 metri, sente il dolore alle gambe. E quando tu riesci a superare quella tappa del dolore, tu andrai avanti a una seconda tappa e sentirai del dolore, ma arriverai a un punto che tu non avrai più dolore perché i muscoli delle tue gambe sono abituati, e tu salirai al monte con una semplicità e con una facilità. Perché? Perché il Signore Gesù Cristo ci dà le forze, perché è Lui che dona le forze a chi è stanco, a Lui che dona le forze a chi non ce la fa più, è Lui che tende la mano, perché Lui è in cima al monte aspettando che tu arrivi, amen, come fece con Mosè, sul monte, e dice la parola che Lui stesso salì al monte per essere crocifisso. Che incoraggiamento più grande possiamo ricevere questa sera? Salite al monte portando il legname, rinforza la tua preghiera, cambia il modo di pregare, perché la siccità sta per passare, perché il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio di Dio, alleluia, per fede sarà un tempo riedificato, perché il nemico non lo può distruggere. La parola menziona, parla anche di porte dell'inferno,
non potranno resistere. Sta parlando al plurale, quindi già ci fa capire che le avversità, che il peccato ha più porte, dobbiamo resistere ad ogni porta, ad ogni avversità, non un'avversità sì, un'avversità, ad ogni avversità, salendo, guardando sempre avanti e non voltandosi mai indietro. Non importa se hai fatto un metro, non importa se hai fatto 10 chilometri, non guardare indietro, vai avanti e confida nella cima del monte. Amen. Che Dio possa benedire questo momento, questa serata. Veramente questa parola mi ha toccato, questi due punti che vi ho menzionato. Il primo punto è che il Signore non chiamò più il mio popolo, ma lo menzionò come questo popolo. Che brutto quando il Signore comincia a comportarsi, a trattare con noi in un modo diverso, quasi se come se fosse indifferente di noi, quasi come se fosse come se non fosse contento di quello che stiamo facendo. Questa è una cosa orribile poter sentire, ma che bello che dopo aver dato le istruzioni, lui stesso portò la siccità affinché il popolo si ravvedesse, e dopo destò lo spirito e dopo tutti cominciarono a lavorare. Amen. Che Dio vi benedica, che la pace di Cristo sia con voi. E fratello Antonio, se hai qualcosa per noi per concludere. Amen. E Dio vi benedica. Non so se si collega. Fratello Antonio, ci sei?